di estendere queste nostre discussioni, queste nostre progettualità a quelli che sono gli immediati referenti, no? Ricordava prima il professor Incuscio, in qualche modo nell'ambito salute, per così dire, no? Che ingloba questo tipo di ricerche che noi oggi stiamo presentando. Credo che sarà un'occasione sicuramente importante per interloquire con, intanto ovviamente con il CCNS, ma anche con l'università e non da ultimo ovviamente con il CNR. Quindi mi pare veramente, come si suol dire in questi casi, una window opportunity veramente notevole, veramente importante. Quindi io ringrazio veramente tutti quanti per questo impegno, impegno convinto, e ovviamente di nuovo anche il rettore Ruggeri, qua faccio notare, ha fatto transitare questa convenzione 5 minuti fa in consiglio d'amministrazione per arrivare appunto immediatamente alla stipula, che so bene come funzionano queste cose, non deve essere stato proprio semplicissimo, quindi un grazie ulteriore. Grazie professor Mancini, onorevole Figlio, ci racconti un po'. Intanto grazie al dottore Ruggeri, che io sono in una posizione non delle peggiori, perché avere il capo dipartimento dell'università della ricerca e il coordinamento degli enti di ricerca ex rettore di Viterbo, credo che non sia una cosa che lo mette in grande soggezione, con grande difficoltà, di averci avuto pure qualche ex ministro che si occupa di queste cose, non è di grande momento per il momento, per il futuro sarà terribile, ma per il momento non è stato di grande momento. Io credo che il lavoro che ha fatto il presidente Incuscio, il di Lorenzo, che poi è stato insieme con Mancini l'anima di questo progetto, un progetto che nasce da lontano, che è cospicuo nell'entità del finanziamento, ma che si occupa di una cosa che a me è sempre interessata. Io e Mancini nel corso della storia dei nostri rapporti c'è sempre stata l'ipotesi di potenziare la ricerca biomedica a Viterbo. Nel frattempo ha aperto le facoltà di tutti i tipi, giustamente, meno della facoltà di medicina, ritenendola una iattura per l'ateneo. Ho appreso con piacere che ha cambiato opinione non circa l'apertura di una facoltà di medicina, ma meno sull'avvio di ricerche che in qualche modo rientrano nell'applicazione tecnologica e di utilità per gli effetti anche della salute, come ricordava il professor. E questo progetto con 6 milioni di euro, che io credo sia di grande significato per il nostro ateneo, avvia la strada a un percorso di ricerca che fa l'università, che fanno l'istituto e il consorzio guidato di Lorenzo, del CNR superiore, ma che consente anche di guardare in prospettiva, perché alla fine di questa ricerca io mi auguro che avremo delle potenzialità, che queste potenzialità e risultati raggiunti possono creare prospettive ulteriori di ricerca e anche di applicazione di quello che la ricerca ha prodotto. Per questo mi auguro che dopo di oggi possa avere un contatto con Zingaretti, il Presidente della Regione, il Vicepresidente Merini, che si occupa di ricerca, a diverso titolo, il dottor Di Lorenzo, Mancini, anche noi abbiamo a diverso titolo parlato, perché credo che anche la Regione, i suoi progetti di ricerca, e nella ipotesi di quella economia circolare, non c'è più nulla di circolare, di partire dalle molecole naturali, tirarci fuori la salute, riapplicata per la salute di quelle persone in generale, ma anche di quella terra su cui questi prodotti sono stati realizzati. E questo trovando una prateria per quello che riguarda poi i finanziamenti che possono riguardare anche la comunità europea. E credo che questa collaborazione con la Regione possa essere un altro aspetto. Io sono felice che questa mattina la dottoressa Donetti, perché credo che anche questo progetto di ricerca possa facilitare l'ipotesi che le nostre strutture ospedaliere e sanitarie, dove ci sono tante valenti professionalità e anche tanti guai, ma anche tante valenti professionalità, abbiano l'opportunità di poter partecipare alla fase di sviluppo e di progettazione della ricerca. E credo che, in mano del suo modo, avviato il progetto, questa iniziativa d'intesa con la Regione, nella parte della ricerca e anche della sanità, ci possa consentire di avviare questo percorso. Tra l'altro, Mancini non ha voluto la facoltà di medicina di terra, forse aveva ragione lui, perché era professore della terra. Ah, questa è la vera notizia. Se no, l'avrebbe portato sull'astrico, quindi su questo avevate
sicuramente ragione, come nel frattempo di corsi di laurea in medicina, non da tutti, quelle lauree che non sono mediche, ma professioni sanitarie, non so quante ce ne siano, anche io credo che anche lì si potrebbe essere una utilizzazione di strutture e tra l'altro, io penso, personalmente credo che abbia passato, a Palazzo Doria Martini, che lo vedo bello, strutturato, pronto per poter girare attività didattiche, sede di coordinamento di progetti di ricerca, credo che ci sono le potenzialità per poter andare avanti, questo mi sembra una cosa particolarmente utile. L'unica anomalia di questo progetto è che deve essere la prima volta che il CIPE approva, già che c'era Mancini, giustamente, ha messo due progetti, uno questo non ci logica, perché non ho capito che cosa riguarda, già che c'era, abbiamo approvato prima del piano sanitario, prima del piano di ricerca nazionale. E per la preoccupazione che non venisse data dall'autorizzazione, è stato fatto mentre uscita la clausola che poteva essere sottoscritta anche a prescindere dall'approvazione del piano di ricerca nazionale. Quindi io credo che su questo l'ha ringraziato il sottosegretario Lotti e il presidente Renzi, che hanno condiviso, cioè che c'erano tutti e due progetti, ma in modo particolare quello delle molecole naturali, che credo sia innovativo e ci consenta di avere una serie di prospettive legate anche alla vocazione di questa, se possono mettere questa nostra tenera, ma soprattutto anche del nostro territorio. Quindi grazie al rettore Ruggeri, alla disponibilità dell'università, soprattutto grazie a Mancini, al presidente Lucci, al dottor Di Lorenzo. Grazie onorevole Fioroni. E io voglio, prima di arrivare alle firme, voglio soltanto sottolineare, prima parlando con il rettore Ruggeri, abbiamo detto che già c'è un addendum che viene, che segue questa firma di questo protocollo e di questo lavoro che cominciamo a fare insieme all'università. Perché stiamo già discutendo di una collaborazione sull'economia circolare, sul tema dell'economia circolare, che interessa sia noi come consorzio, sia l'università, che è già titolatissima su questo argomento. E per rispondere a quello che auspicava l'onorevole Fioroni prima, sia Zingaretti che Smeriglio mi hanno da poco invitato a prendere contatti proprio con il rettore, lui mi confermava che hanno fatto la stessa cosa con lui, per collaborare su un progetto europeo relativo all'economia circolare. Quindi le cose sono difficili o facili, ma normalmente a tutte le iniziative le gambe le danno gli uomini che ci lavorano. E io voglio dire, con questo schieramento che c'è a questo tavolo in questo momento, e sono molto ottimista, perché ho visto che siamo riusciti a fare delle cose, una cosa veramente importante, e delle cose che seguiranno, che stanno già sull'iter giusto. Io voglio ringraziare tutti, ripeto, in particolare il nostro ospite, il professor Ruggeri, e adesso passiamo alle firme, così riprendiamo subito il presidente in Bush, cosa c'è? Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, ci mettiamo a disposizione. Io volevo interpretare anche alcune richieste dei colleghi giornalisti. Volevamo sapere esattamente che cosa è questo progetto e questi 6 milioni di euro. Bravo. E questi 6 milioni di euro non vengono all'Università di Viterbo 6 milioni di euro, questo è logico, perché se no si verrebbe la porta il rettore se la direbbe. Volevo sapere a chi sono destinati e come saranno utilizzati, se è possibile. Ecco, queste due cose in modo più chiaro, il progetto in che cosa consiste, perché l'onorevole Fioroni giustamente ha parlato di molecole naturali. Oddio, per lui che è un espertissimo in queste cose, non c'è problema, per noi ignoranti, magari, faccio. Non so se volevo, cioè, tagliamo un pezzetto della mia, ci curiamo. Faccio soltanto una chiosa a questa domanda per dire che il progetto è un progetto complesso che viene gestito nell'ambito degli istituti del CNR in partnership con il CNCCS. E la collaborazione con l'università è nata per la competenza che l'università aveva
e per una libreria di molecole naturali che l'università ha messo a punto, e quindi una parte quantificabile in circa mezzo milione di euro è destinata nell'ambito del progetto agli studi specifici del Dipartimento Universitario. Questo è la complessità del progetto. Poi che cos'è? Lo faremo dire al dottor Altamura e al suo omologo dell'università, perché non mi addentro in una roba che non è mia e la facciamo venire direttamente dalla fonte. Se avete soltanto la pazienza di aspettare le firme, perché il professor Inguscio deve volare via. 5 minuti e diamo la parola per la risposta. Vorrei aggiungere che è stato già detto che questo è un esempio, no? Che poi nel futuro. Allora, ho sentito citare l'economia circolare. Cosa succede che la settimana prossima, no, l'altra ancora, l'Accademia dei Giorgopili organizza proprio un convegno, credo molto interessante e specifico, sul punto bioeconomia, e allora io mi hanno invitato, devo andare a fare un saluto motivato. E da allora ho iniziato a informarmi presso il CNR cosa sono queste cose, e mi stanno dando una quantità di informazioni, di attività che vengono fatte nel CNR che sono legate a questioni di bioeconomia, economia circolare e via discorrendo, per cui il CNR è al servizio anche di questo. Se, scusa Piero, prego. Posso aggiungere una cosa, avendo sentito anche la grafica proprio della confezione per così dire del protocollo. In realtà il coinvolgimento, qui rispondo a Fausto, il coinvolgimento dell'università è potenzialmente un coinvolgimento ad ampio spettro, perché in realtà noi sappiamo che le competenze di cui stiamo parlando, accennava anche poc'anzi direttore di Lorenzo, sono presenti in modo massiccio in questo Ateneo. Sono concentrate, ovviamente, focalizzate in alcune strutture dipartimentali, ma naturalmente interessano un numero cospicuo di ricercatori. Questo significa che la presenza all'interno del protocollo di un apposito comitato misto servirà precisamente a indirizzare, no, queste attività all'interno del progetto. Quindi, come posso dire, è una garanzia anche di tutela scientifica che l'università appone con le proprie competenze all'interno del progetto. Quindi diciamo l'università sarà sicuramente coinvolta in modo significativo. Quindi significativo è un aggettivo, come sai, che ha diverse valenze. Quindi, significativo come ricerca e naturalmente come sono i benefici della ricerca. Scusate, come si chiama? Allora adesso passiamo alle firme e poi chiederei a, se c'è qualche giornalista che vuole raccogliere qualche informazione o vuole fare una mini intervista al professor Inguscio, e mentre esce lo può acciuffare e gli può rubare qualche minuto, insomma. No, noi restiamo tutti, però dobbiamo liberare lui, sì, che deve andare via. Cosa si firma? 5 minuti. Sono l'ultima parte. Thank you.
devo far concludere la Altamura che sinteticamente, perché stando nell'università non ci fare una lezione magistrale perché non ci capiamo molto, ci farà una presentazione del progetto e poi avrete la possibilità di interloquire con gli interlocutori. Grazie. Per gestire una cosa del genere c'è bisogno di una importante infrastruttura, quindi competenze industriali, infrastruttura anche informatica, hardware e software, che è presente in RDM, quello di RDM che sarebbe quasi in realtà il braccio operativo del CNCS. Ci siamo attrezzati in questi anni per avere la possibilità di implementare questa collezione, gestirla in modo dinamico, quindi identificare il singolo proposto, fare un controllo qualità, avere un controllo totale di quella che è la collezione e continuare a implementarla per aumentare la potenza. Perché questo? Perché nei progetti, il modo in cui si trovano i farmaci, non la parola, sono le operative, diciamo, storicamente è quello di fare questi screening random, cioè di avere una disponibilità di molecole molto diverse tra di loro in grande numero e poi testarla su vari bersagli che si vogliono colpire. E in questo modo si identificano le primissime molecole, non sono dei farmaci, sono delle molecole che mostrano qualche attività di interesse e poi c'è tutto un percorso molto lungo in cui interviene la chimica medicinale, modificarle, migliorarle, la potenza, la selettività, eliminare gli effetti desiderati, un percorso lunghissimo. Però la prima fase è questa. Ora, in questo contesto, c'è questa missione principale, cioè il CNCS, noi finora siamo concentrati solamente su molecole di sintesi, cioè provenienti da aree laboratori.
ma c'è una fonte gigantesca, enorme, più ricca, di possibili molecolati che sono prodotti naturali, che circa il 50% dei farmaci che conosciamo provengono da lì. Cioè, non sarà la molecola che prendiamo adesso come pillola, ma sicuramente il progetto che proviene dai naturali. Le applicazioni sono tantissime, antitumorali, antipertensivi, anti-ipercolesterolo, insomma, le statine, provengono dalla situazione di alimentazione, dalla cosa dei funghi, ce ne sono tante, insomma, moltissime di quelle che prendiamo hanno un'origine naturale. E quindi una collaborazione con l'Università della Luscia, che è una vocazione proprio per noi è un valore aggiunto enorme, quindi noi ci proponiamo questo nuovo, una nuova fase del progetto di salcione CCS, in particolare per questa parte del nome Chroma per prodotti naturali, vuol dire, grazie alla collaborazione con l'Università della Luscia, di arricchire la collezione già presente, fornendola di miscele o anche già molecole già parzialmente identificate con una certa attività iniziale, con lo scopo di fare progredire lungo il cammino della discovery per arrivare, speriamo, almeno dei candidati che si candidati clinici, no, per le molecole validate sul sistema biologico come andare l'attività. È chiaro che in un anno, attualmente no, per un anno, speriamo che possa proseguire sempre. Perché un anno poi si fa, perché un anno è veramente breve, cioè noi penso che un anno riusciremo solamente a creare un'infrastruttura che possa funzionare, ad esempio nella collezione attuale di un sistema di software sofisticati che non sono adatti a classificare, gestire miscele. Per cui già stiamo pensando a fare un upgrade del sistema con le software particolari che ci permettano di gestire le miscele, potenzialmente le miscele su forma naturale che proverranno nel laboratorio della Luscia, soprattutto anche al CNR, per poterle inserire nella collezione, gestire e farle entrare in flusso di relazione. Noi diciamo personalmente iniziamo sulla collezione. Sì, beh, diciamo, questo tipo di attività è una storia molto vecchia, diciamo, nel senso del concetto che nel prodotto naturale siamo noi relativo, risale a, però l'applicazione di questo concetto, secondo noi, si può fare bene se viene affrontata in modo professionale, industriale. Siccome il primo viene visto la loro fino al 2010, fino al 2009 siamo stati per 19 anni in laboratorio di ricerca di una multinazionale americana, Sharpener Frosto, e facevamo esattamente questo, eravamo delle fabbriche, tra virgolette, di potenziali farmaci, per cui tutte le competenze, oltre all'equipaggiamento, ovviamente la strumentazione, ma anche le competenze proprio di tutti i ricercatori sono formati in quella direzione. Quindi la sinergia tra gruppi accademici, con la vocazione naturalistica, non so, e il gruppo industriale che ha una particolare competenza nel cercare di sviluppare le molecole attive è un grande vantaggio. Questa idea è stata di far partire questo progetto. È stato abbastanza esaustivo. Sì, sì, se non ci sono altre domande darei la parola a lui. Sì, perché poi sono grandi. Ok, ma vogliamo sentire quali sono gli ambiti di eventuali ulteriori collaborazioni, poi sentiamo anche i dati. A me pare che diciamo il punto cruciale da sottolineare è
il fatto che questa è una ricerca, tanto parliamo di questa è una ricerca che ha delle potenzialità, come avete capito, nel settore farmaceutico. Questo è il punto cruciale. Ora, devo dire a voi che una ricerca che ha potenzialità nel settore farmaceutico significa una ricerca che ha potenzialità di ricadute dal punto di vista anche come economico, di importanza, di rilevanza gigantesca. Quindi, come dire, è una sorta di effetto palla di neve. Quello che mettiamo adesso, no, attraverso quella che è la filiera del trasferimento tecnologico, può diventare naturalmente una, come dire, un prodotto di dimensioni difficilmente immaginabili al giorno d'oggi. Che sia coinvolta la mia ex università, mi sei sempre per là, anche per... è una cosa che mi fa sempre molto piacere. Credo soprattutto che il punto importante, ma lo potrà confermare ovviamente anche il rettore, uscendomi veramente la parola, è che esistono in questa università dei settori che fanno ricerca, ma fanno ricerca anche con uno sguardo importante nei confronti del mondo dell'impresa e delle ricadute della loro ricerca. Quindi non solamente, come si può dire, blue sky, no? Una ricerca libera, aperta, ma anche una ricerca fortemente impegnata sul trasferimento e sull'innovazione, che poi è esattamente il credo al quale stiamo improntando il nuovo piano nazionale della ricerca che ci chiama prima con l'Europa Filoni. Quindi questi sicuramente sono, diciamo, gli aspetti cruciali di tutta questa vicenda. Ed è obiettivamente una potenzialità che anche con ovviamente la ASL e con gli altri enti del territorio che potranno essere coinvolti a cominciare naturalmente la regione, perché la ASL si dedica ovviamente alla regione, è chiaro, potrà avere, diciamo, un impatto importante. Forse posso permettermi un'ultima osservazione. È importante che si, questo lo dico se posso al rettore, cioè che questo tipo, diciamo, di ricerche si integrino all'interno del quadro più generale dei finanziamenti che noi stiamo in questo momento, come dire, varando, già a cominciare dal mese di luglio. Noi dal mese di luglio metteremo, come Ministero intendo, metteremo in campo le prime tranche di finanziamento che riguardano i cluster e i dottorati innovativi, ma sono dottorati innovativi e dottorati industriali. E quindi significa che anche in questo settore la possibilità di raccordo con il mondo dell'impresa è decisiva. Sono fondi ovviamente dedicati principalmente, ma non esclusivamente, a regioni dell'ex convergenza, quindi alle 8 regioni del sud, ma prevedono finanziamenti che possono essere anche dati alle regioni del centro-nord, ergo anche alle università del centro-nord e agli enti di ricerca. Quindi, come capite, siamo in un contesto fortemente innovativo, sia chiaro, e lo dico anche questo con assoluta chiarezza, se come noi immaginiamo questo tipo di ricerca specifica di cui stiamo parlando poi avrà un suo futuro, noi accompagneremo il futuro, come ovvio, perché non è che facciamo una cosa, la chiamiamo al laboratorio e poi vabbè, è andata male, pazienza. Ma se, come noi immaginiamo, le ricerche produrranno i propri effetti, chiaramente noi poi le accompagneremo, che è un modo di dire, anche questo, l'eleganza che mi contraddistingue, che può condurre a esiti significativi. E siccome l'onorevole Peroni ha declinato significativo con un solo altro aggettivo, allora, l'autonomia dell'università, se non produce, senso finanziario. Quindi il problema è esattamente questo. Intanto io rinnovo i miei ringraziamenti a tutti quelli presenti, perché veramente credo che sia una bella giornata per noi. E rispetto alle tue sollecitazioni dirò una cosa molto sintetica, che io credo che in questo caso l'università e quindi il corpo accademico, con l'insieme della struttura, le ricerche che ai colleghi che qui presenti fanno parte, deve ribaltare quel concetto tradizionale di ricerca accademica, mettendosi al servizio dell'azienda, in questo senso che noi dobbiamo rendere funzionali le nostre ricerche agli obiettivi che il sistema delle imprese vuole raggiungere. Solo così l'università, secondo me, potrà diventare un corpo funzionale alla crescita sociale, cioè solo quando le ricerche sono funzionali, sono applicate, funzionano gli obiettivi. Allora, questo credo che sia alla base di questo progetto.
Naturalmente sottolineo che la ricerca applicata, qui parliamo di ricerca applicata, non usa anche più il termine trasferimento tecnologico perché non mi piace. Noi ormai lo abbiamo sostituito con una sorta di coprogettazione, perché se le cose non si progettano insieme prima poi diventa difficile realizzarle. Anche perché io vi ringrazio ancora per le belle parole che avete usato per l'università, ma naturalmente non è solo merito mio, merito anche di chi c'era prima e chi c'era ancora prima, perché tutto quello che si è sviluppato diciamo un percorso, se non avesse cambiato la legge sarebbe stata un'altra cosa. Guarda, non c'è la legge, e quindi dico questo perché se non ci fosse la ricerca di base noi non potremmo avere la ricerca applicata. Allora lo sforzo che questo ateneo ha fatto negli anni in cui c'eri tu, ma anche in questi 3 anni, è stato quello di investire anche risorse proprie sulla ricerca di base, perché se non si fa la ricerca di base tutte queste cose che voi vedete non si possono fare. Purtroppo la ricerca di base non la finanzia nessuno e questo avviene in quasi tutti i paesi, per cui questi che voi oggi avete, che sono stati individuati come punti di forza dell'ateneo, sono il frutto anche di un investimento che noi facciamo. E qui vale il discorso che faceva prima il professor Mancini, ovvero la necessità di avere un coordinamento delle aree di ricerca, un coordinamento che deve essere sia in termini di argomenti, cioè quindi indirizzare il nostro, apro una parentesi, è un ateneo di piccole dimensioni, quindi non è ipotizzabile che noi si faccia una ricerca su tutto, però è importante che questi segnali che ci arrivano anche dal mondo delle imprese e dal mondo della ricerca applicata e dalle collaborazioni che abbiamo con questi importanti partner ci facciano capire che noi dobbiamo focalizzare i nostri sforzi su poche chiare individuate linee di ricerca sulle quali concentrare le attività su questo e su altri progetti. Coordinamento che deve essere sia in termini di ricerca ma anche in termini poi di docenti, nel senso che dobbiamo mettere insieme aree e di ricerca e docenti di più strutture che siano funzionali ai vostri obiettivi, perché questo ci consente poi di raggiungere un obiettivo congiunto migliorando poi anche le prestazioni di ciascuno. E credo che su questo potreste trovare anche qualche altra sorpresa, perché io credo che noi abbiamo dei ricercatori anche giovani molto bravi che si impegnano e che sono in grado di tirare fuori anche delle idee innovative. E aggiungo che questa integrazione è uno degli argomenti secondo me più importante di questa integrazione, sta proprio nella filosofia di questo progetto, perché la corsa alla sostenibilità e a trovare risorse che riducano il gigantesco impatto ambientale che oggi l'industria determina al mondo è una delle sfide della nostra società, per cui su questo prezzo daremo, al di là poi dei progetti, altre forme di collaborazione, perché credo che sia un obiettivo proprio culturale che si pone in questo ateneo, grazie anche al tipo di ricerche che fa, molto orientate all'ambiente, alla sostenibilità, in tutti gli ambiti, da quello agroalimentare a quello delle sostanze naturali, a quello delle biotecnologie. Questo proprio credo che rappresenti, e non casualmente noi siamo all'interno della filiera dell'economia circolare e questo ruolo ci è stato formalmente riconosciuto anche dalla Commissione europea, credo proprio per questa, diciamo, capacità di mettere insieme queste anime verso un unico obiettivo, e questo è, credo, quello, raccogliendo la tua sollecitazione, a cui dovremo tendere anche in futuro, aprendo naturalmente le porte a tutti coloro che vogliono collaborare con noi. Perché io dico sempre che la nostra università è un'università aperta al territorio e alle sollecitazioni che dal territorio e dal mondo, non solo il territorio ovviamente della provincia, ma quello della regione, quello del paese e anche quello del mondo, perché ormai senza internazionalizzazione lì sì che le università chiudono. Grazie al professor Ruggeri, grazie al professor Mancini, grazie all'onorevole Fioroni, e non sono dei ringraziamenti di rito, ma sono dei ringraziamenti fatti da chi può testimoniare gli sforzi che queste persone hanno fatto per portare a casa il risultato. Adesso i ricercatori facciano vedere che basta sono fatti, si diano da fare, tirino fuori il meglio e poi sarà mia cura svegliare di buon mattino il professor Mancini e andare a sollecitare, ricordando, meno male che tutto registrato, ricordando l'impegno che ha preso a continuare
e a sostenere questa iniziativa. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio della collaborazione e della partecipazione.